Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo nel nostro angolo della rasatura. Altro video infrasettimanale perché ovviamente mi fa piacere stare in vostra compagnia, ammazzo il tempo e cerco di recuperare una parte di tutti i video che ho saltato durante questi mesi in cui sono stato un pochino latitante e mi scuserete di nuovo. Avete visto che sto recuperando le centinaia di messaggi che mi avete inviato, a molti di voi in questi giorni ho già risposto seppur brevemente e cerco ovviamente di rimettermi in pari anche con tutti gli altri. Allora, questa mattina, mercoledì mattina, non so se riuscirò a pubblicare il video questa sera o domani mattina, ma ovviamente avevo voglia di sbarbarmi in vostra compagnia. Questa mattina Massimino ha deciso di stare giù, è giù a guardare cartoni, se dopo entrerà anche lui nel video eventualmente avremo un compagno in più. Allora ragazzi, io ho già preparato il setup con cui mi sbarberò e vado ad utilizzare questa mattina una crema da barba che avevo utilizzato tanto tempo fa. Questa è la seconda confezione che compro e che non ho mai utilizzato qui sul canale in vostra compagnia. Credevo di sì, invece no. Sto parlando di una shaving cream, quindi una crema da barba inglese, una Taylor, in particolare la Royal Forest. Allora, come sempre vediamo la confezione, eccola qua, Taylor Royal Forest. Allora, secondo me non bisogna lasciarsi ingannare dal nome, perché questa crema qua non ha un sentore, secondo me, una fragranza di foresta, di pino, di verde, no. Allora, ha una profumazione elegante, secondo me, delicata, però almeno il mio modestissimo naso, riesco sì a percepire una nota di legni, però la fragranza che mi arriva di più a naso, non solo adesso diciamo a crudo, ma specialmente durante l'utilizzo, è una fragranza leggermente fruttata. In particolare mi sembra di percepire una nota di ananas, molto leggero, altri frutti che non so ben definire, quindi diciamo che la profumazione è un fruttato mixato a legni. Quindi per chi si aspetta di aprire la confezione e sentire un odore di resina, di bosco, di foglie, di... No, non è questo il caso. Esistono ovviamente altri saponi, però vi devo dire che è secondo me un ottimo prodotto, che dopo preleveremo con il dito e andremo a inserire direttamente nel ciuffo di un pennello da barba inglese, non potevo fare diversamente, un Simpson, e in particolare questa mattina useremo il The Duke 3, però in versione ciuffo Best Badger. Eccolo qua, come sempre andiamo a vederne da vicino le caratteristiche di questo splendido ciuffo in tasso Best Badger. Eccolo qua, si può leggere anche ovviamente sul manico, e dietro il modello The Duke. Un pennello che abbiamo già visto qua sul canale in tre versioni, Best Badger, Pure Badger e sintetico, che io personalmente adoro perché per la tecnica di montaggio che utilizzo, cioè montaggio in viso diretto, avere un manico così piccolo è un enorme vantaggio. Anche il ciuffo, come potete vedere, non è di dimensioni enormi e quindi riesce a diciamo essere maggiormente, più facilmente gestibile in volto. Ciuffo veramente ottimo, le cui caratteristiche le andremo a vedere alla fine del video. Per quanto riguarda le lamette, questa mattina ve le faccio vedere dirette, tanto le abbiamo già viste anche in altri video, le Treat 7 Days, ovviamente versione Platinum, dato che ho la barba di un giorno e mezzo, un paio di giorni, particolarmente corta, e la lametta che ho già montato sul Parker 94R. Qua sul canale lo abbiamo già visto, insieme anche, scusate lo pulisco un secondo, insieme anche all'altro Parker che ho, l'87R se non ricordo male. Sono rasoi che non si vedono moltissimo in giro, però secondo me veramente non hanno
molto da invidiare ad altri rasoi. Allora, da vicino vi voglio far vedere come sempre gap ed esposizione della lametta e in questo particolare modello la finitura del manico che, come dissi in un altro video, è quasi una finitura, chiamiamola diamantata, e quindi anche con mani umide oppure sporche di sapone vi garantisco che il grip è di livello molto molto alto. Versione di rasoio, come avete potuto vedere dalla visione ravvicinata, è un closed comb, quindi un pettine chiuso. È un rasoio sì dolce che però secondo me è armato con una buona lametta e con queste non mi ricordo nemmeno se l'ho mai utilizzato, sa andare anche molto bene in profondità. Non mi ricordo il peso, lo metterò in descrizione, ma a mano vi posso dire che diciamo è un peso medio, non è né leggero né pesantissimo e quindi grazie anche a questa caratteristica riesce ad andare bene in profondità, ovviamente andando a dosare in maniera adeguata la pressione. Allora, mi bagno un secondo il viso e poi vado a prelevare con il dito la crema e la inseriremo direttamente nel ciuffo. Mi do una prima bagnata e inumidita alla barba, barba come ho detto corta, che quindi è tenace perché è particolarmente corta, appunto. Apriamo la confezione, come potete vedere è una crema, classica consistenza di una crema che andiamo a inserire direttamente nel ciuffo. Allora, prendiamone una ditata, diciamo, mediamente generosa, tanto vanno finite. Questa è la seconda confezione che utilizzo di questo Taylor. Preso forse anche troppo, però vabbè, ragazzi, tanto come dico sempre, vanno finiti. Allora, come vedete, lo vado a inserire direttamente dentro, preferisco. Ora mi inumidisco leggermente le dita e vado già a aumentare anche l'umidità presente all'interno del ciuffo e a far sì che la crema raggiunga già diciamo una consistenza che consenta un montaggio in viso già un pochino più semplice, piuttosto che lasciarla un pochino più duretta come era prima. Allora, ciuffo che è ben intriso di prodotto, ci puliamo le dita, eccolo qua, e sciacquo un attimino e mi risciacquo il viso al volo. Viso umido, raccogliamo tutta l'umidità e nel caso vado ad aggiungere qualche goccia di acqua all'interno del ciuffo. Allora, ragazzi, come molti mi chiedono, come potete vedere, io con il tasso eseguo comunque dei movimenti circolari senza andare a premere troppo. In questo caso il ciuffo è anche un best badger, quindi particolarmente morbido, quindi no, veramente non sto facendo molta pressione per niente. Crema, come vedete, monta con una facilità estrema. Aggiungo comunque sia qualche goccia di acqua, poca. Aumentare l'idratazione e come vi dicevo prima, in effetti ricordavo bene perché la profumazione, almeno a naso mio, è discretamente fruttata, non pesante, maniera tenue, ma io sento una predominanza di frutti e
in particolare a mio naso almeno di ananas, molto lieve però, eh. Un sottofondo di legni. E qua direi che ci siamo. Montaggio molto bello. Ovviamente facile, come la maggior parte delle creme. Iniziamo a sbarbarci con il Parker 94R armato con le Treat 7 Days. Barba corta, come vi dicevo. Quindi perfetta. Una Platinum. Almeno per me. Tiriamo sempre bene la pelle. Rasoio che offre, secondo me, delle prestazioni veramente ottime. Testina dolce. Lametta. Credetemi, si sente veramente il giusto. Caratteristiche della crema già direi ottime. Taylor, credo che le conosciamo veramente tutti. Ragazzi, prima passata è andata via molto bene, veloce. Iniziamo la seconda insaponata. Pennello morbidissimo. Morbidissimo, ma non esageratamente cedevole, eh. Questo diciamo che è il limite di morbidezza che a me piace nei pennelli. Troppo morbidi, troppo cedevoli, non li apprezzo più. Seconda insaponata. Siamo pronti. Profumazione, ragazzi, è come vi dicevo, viene fuori questo fruttato, ma piacevole, comunque sia elegante, presente il giusto. Rasoio che va e scorre benissimo. Giusto peso, giusta lunghezza del manico. Grip ottimo.
rasoio che comunque sa andare in profondità, eh? Senza particolari difficoltà. Terza insaponata. Stamani mi manca un po' Massimo, eh. L'altro giorno mi ha fatto anche piacere averlo qua. Beh, simpatico, guardate. Simpatico, ma è veramente un bimbo d'oro. Matto anche lui come un cavallo. Però è veramente un bimbo d'oro. Poi mi sentirò parlare, ma se no, a volte quando siamo me e lui si mette qua, mi chiede le cose, un po' come facevo io con mio nonno. Contropelo. Andiamo in zona alta. Devo gonfiare bene perché, avendo il viso molto magro, devo gonfiare abbastanza bene le guance. Mi sono leggermente tocchicchiato lì e qui. E vabbè. Devo un po' recuperare e rifarmi un po' la mano. Anche perché in questi mesi non mi sono sbarbato con una frequenza così alta, perché a volte non avevo nemmeno voglia. Diamo qualche altro colpettino. Però io direi che ci siamo, eh. Tacco anche i ragazzi subito il pennello, e dato che qua e là ho qualche puntino rosso, gli do anche l'allume. Una bella sciacquata al pennello. E andiamo anche con l'allume. Qui ho calcato io la mano. Passerà, eh.
perché non c'è Massimino, vedi? Piano piano passa, però sbarbata settimanale in compagnia, un po' come se fossimo tutti insieme, almeno come vi ho detto, recupero qualche video, sto in compagnia e ammazzo un pochino il tempo. Allora, lasciamo agire un secondino, un minutino, l'allume come l'ultima volta e parliamo subito della crema, in questo caso della crema da barba, quindi crema da barba inglese Taylor Royal Forest. Allora, dal punto di vista della meccanica, della scorrevolezza e della protezione, lo abbiamo visto anche con altre Taylor che abbiamo utilizzato qui sul canale, sono secondo me dei prodotti molto molto validi, molto buoni. Ci sono tantissime profumazioni tra cui scegliere e offrono una facilità di utilizzo incredibile perché basta prelevarle col dito o volendo fare qualche giro di pennello all'interno della confezione e ovviamente come la crema viene leggermente idratata, monta con una facilità veramente incredibile. Quindi utilizzabile sia dall'utente più esperto che anche dall'utente agli inizi, quindi dal principiante. Ottima, buona la protezione, così come la scorrevolezza per quanto riguarda la profumazione. Non ci dobbiamo lasciare ingannare dal nome. Non è come entrare in una foresta, non è come entrare in un bosco, non si sente questo odore, questa profumazione forte di legni, di resina, di foglie, non lo so, di territorio di foresta o di bosco, ma c'è sì una componente di legni, ma a naso mio una componente più fruttata, anche se leggera, lieve, morbida, non pesante, in particolare a naso mio di ananas, leggera, più altre componenti, elementi, ma che il mio naso non riesce a riconoscere in tutta onestà. Ottima crema, però si è comportata benissimo. È la seconda confezione che utilizzo perché è una profumazione che ci sta. Una profumazione che mi piace avere tra le mie creme e che onestamente utilizzo con veramente grande, grande piacere. Sposa, diciamo, i miei gusti. Quindi Royal Forest, ragazzi, anche questa ve la consiglio. Mi sciacquo dall'allume e continuiamo. Allora, per quanto riguarda il pennello, inglese, un Simpson, ho utilizzato il modello The Duke 3 con ciuffo in tasso Best Badger, quindi dalle punte morbide e come potete vedere da una spina dorsale mediamente sostenuta. Come ho detto durante l'utilizzo in viso, questo è il mio limite, cioè se fosse più morbido, se fosse più cedevole, non lo apprezzerei così. Forse preferisco addirittura il Pure Badger, quindi quello ancora un pochino più ispido e con una spina un pochino più sostenuta, ma anche questo pennello e questo ciuffo in particolare è veramente ottimo. Perfetto da utilizzare con barba corta, perfetto da utilizzare così, dopo una sbarbata di un paio di giorni, quindi dove vogliamo avere un bel massaggio in viso. E perfetto per me come dimensione di ciuffo e di manico perché è ottimo da utilizzare in face lathering. Simpson, ovviamente marchio conosciutissimo, casa più che nota che realizza prodotti secondo me di livello veramente alto, come sul mercato ne possiamo trovare anche molti altri, anche in casa nostra, pennelli italiani di livello alto ci sono. Per me gli Zenith fra tutti sono dei pennelli che hanno poco da invidiare anche a marchi così blasonati. Per quanto riguarda le Treat 7 Days Platinum, lamette ottime che utilizzo veramente con piacere, perfette per barbe così corte. E per quanto riguarda il pennello, abbiamo il rasoio, abbiamo utilizzato il Parker 94R,
un rasoio che sa dire la sua, è un rasoio closed comb, pettine chiuso, che ha nella dolcezza la sua caratteristica principale, ragazzi, ma sa andare anche bene in profondità. Abbiamo visto che se premiamo un pochino di più lascia qualche punto rosso, in questo caso i punti rossi che ho avuto sono stati tutti colpa mia perché ho premuto troppo. E per quanto riguarda la fattezza c'è poco da dire perché è un rasoio solido, è un rasoio con questa lavorazione del manico quasi diamantata che veramente è un grip incredibile, con le mani sporche o le mani umide questo pennello non scivola e questo pennello questo rasoio non scivolerà mai di mano perché il grip è veramente super. Non ricordo il peso, lo metterò in descrizione, ma è un peso medio. Non è né leggero né troppo pesante, ma ha un peso che consente di andare comunque sia a fondo. Ottimo rasoio secondo me, insieme all'87R, che non vedo così spesso, però secondo me sono prodotti veramente ottimi e che uso con piacere, assolutamente. Allora, mi ridò una sciacquatina, tanto per inumidire pochino il viso e levare qualche puntino rosso che viene sempre fuori. E ragazzi, come after, guardate, ho utilizzato un after che tengo qui, a volte insieme al Classic lo utilizzo nel mio privato, è il Patrick's Mask, quindi versione muschio. L'ho scelto perché, eccolo qua, ce l'avevo qui, è verde, quindi si sposava bene con la confezione della Taylor e soprattutto perché l'avevo qua. È un after che ho trovato in un negozietto qui vicino casa, pagato veramente una sciocchezza, credo un paio di euro. Allora, me lo do anche in testa, perché ho fatto anche, stavo per dire capelli, in realtà capelli non ne ho, fatto la capa pelata. Profumazione molto buona, classica. Una bella, mi ricorda, sì, un po' le profumazioni anni, un po' anni 80. Sicuramente fragranza molto più verde questa che non la crema, eh. Bruciore, pensavo di averne molto di più, invece no. Bello. Vai. Sbarbata fatta in compagnia, quindi mi piace questa cosa, sarebbe quasi da fare tutti i giorni, a parte che poi dopo vi verrei a noia, mi direste, oh, due palle, però neanche fare le assenze prolungate come ho fatto. Mi è mancato Massimino questa mattina, però vediamo se venerdì riesco a fare il video e se ha il piacere di stare di nuovo in nostra compagnia, ma è giù a vedere cartoni, quindi ci va profondamente in tasca. Allora, ragazzi, io la sbarbata l'ho fatta, avevo tempo, quindi con grandissimo piacere sono stato in vostra compagnia, così recupero anche i video che non ho fatto durante questi mesi. Questo dovrebbe essere il 99esimo video del canale, quindi il prossimo venerdì uscirà il centesimo video del canale. Ho già in mente anche cosa utilizzare. Mi manca solo il rasoio. Vi dico che sto testando questo, il, ecco Massimo, sento le urla, il Tatara Muramasa, ma non lo vedremo venerdì perché lo voglio testare ancora un pochino prima di dirvi le mie opinioni. Eccolo qua, il Muramasa qui con la sua scatolina. Eccolo qua. Ma lo vedremo comunque a brevissimo. E
Niente ragazzi, io colgo l'occasione, vi mando veramente un grande abbraccio. Ora mi metto a sistemare tutto qua e provo a caricare il video per questa sera, al più tardi domani. E mi raccomando, se potete, datemi una mano a far crescere il canale e se state guardando il video e avete voglia di rimanere in nostra compagnia, iscrivetevi, mi raccomando. Ragazzi, credo quasi sicuramente che ci vedremo venerdì, eh? Ho già in mente il setup e lo vedremo con grande piacere. Vi mando un grande abbraccio e a presto. Ciao ragazzi!